Ciao a tutti ragazzi, sono Stacia e Petra sul mio canale. Altro ottavo di finale, Uruguay-Portogallo. Scusate se il tono di voce non è allegro come al solito, però basta vedere il pronostico di Francia-Argentina per capire cosa sto passando. Altra meta della mia collezione, ma internauti, ragazzi, scusate il canale, guardate il video delle magliette. Il sondaggio l'ha vinto il Portogallo, come mi aspettavo da voi ragazzi. Andiamo a farci subito la formazione senza perdere tanto tempo. È la terza volta che utilizziamo il Portogallo in questo mondiale. La prima volta è stata in Portogallo-Spagna, la seconda in Portogallo-Marocco e la terza oggi contro l'Uruguay per le tappe di finale. Speriamo di poterlo utilizzare ancora. Allora, Rui Patricio, Guerrero, Fonte, Pepe, Cedric, Bernardo Silva, Willian, Carvalho, João Moutinho, João Mário, André Silva e Cristiano Ronaldo 96, upgradato ragazzi. Gelson Martins in panchina che sicuramente tratterà André Silva. João Mário, così lento, esterno sinistro. Domani sera ragazzi, alle 21, stadio di Sochi, l'Olimpico First Feast, come potete chiamare voi. E insomma, Uruguay, Portogallo o Suarez o Cristiano Ronaldo, ragazzi, ci lasceranno. Io penso che, lasciato stare il pronostico, credo che Portogallo potrà tranquillamente portarsi a casa la partita, però mai dire mai, ragazzi, mai dire mai. Pierluigi Pardo vi saluta e vi dà il benvenuto per questa entusiasmante sfida internazionale. Preparatevi a viverla con noi, con me ovviamente e con Stefano Nanni. Benvenuti anche da parte mia. Partita coi fiocchi Ecco oggi. qui, come sempre ragazzi, Oggi è tra Uruguay e Portogallo. A Russia 2018 tornano diverse nazionali che mancavano da parecchio dal mondiale. Penso Allora, è sia cambiato il pallone dalle semifinali in poi, in di realtà. risalire Cioè, da addirittura direttamente dalle semifinali, ragazzi, è cambiato il l'Italia pallone. conquistata Mi è arrivata con la notifica. anticipo. Grazie alla vittoria 2-1 sul Congo. Il Adesso. rigore di Salah a tempo scaduto che ha fatto letteralmente Però, ragazzi, impazzire ogni ovviamente intero FIFA paese. non l'avrà sicuramente Impossibile da messo. E va. dimenticare. Ecco, il mio schermo, Cavani, Quarez. Abbiamo già giocato contro l'Uruguay nella partita Russia-Uruguay. Scusate che cavolo trovate, ragazzi. E ci ho portato male. Ho capito che giocare contro l'Uruguay non è come giocare contro il Panama. Anche se non abbiamo mai giocato contro il Panama. Però vuol dire che c'è da prestare molta attenzione a soprattutto l'attacco, che già nomi Cavani e Suarez, ragazzi, da far pensare tante cose. Ecco Cristiano Ronaldo con Rui Patricio, portiere che io ero rimasto che giocava nello Sporting del Portogallo. André Silva, ragazzi, attaccante del Milan, anche se non lo ho mai del Milan oggi, l'ho Sono messo nel ubicato pronostico nel di match di prima. oggi che si svolge nella cornice del Fish Stadium. E che cornice, Stefano? Le montagne a nord e una vista mozzafiato sul Mar Nero a sud. C'è davvero Stadio è l'imbarazzo veramente grande, mi dell'ambiente. ricorda Il piano fa onore alla le serie bellezza predefinite di dell'area. FIFA, lo stadio Un delle posto Sartes. davvero splendido. Difficile No, trovare ma dei no, eh. difetti. Vero e Però proprio ricorda anche lo stadio stadio, il Century Link aperto. Field, che è lo stadio di, ora non mi ricordo di preciso il nome della città, ma si trova in America. Vabbè, Ecco qui, ragazzi. ci mostra subito la Muslera, formazione. tre pali per l'Uruguay, Attaccanti e due linee Varela, difensive Jiménez, Godin, sostituiti. Cáceres, 4-2 tradizionale. No, Cáceres, infatti, Sanchez, pare Vecino, evidente che Bentancur, adesso il tiro Rodríguez, tradizionale almeno sia Suarez finito. e Vediamo se di Cavani. qua Pronuncia dimostra di spagnola corretta, avere cioè un Suarez. migliore che cosa il match. Il pressing a tutto I campo diventa nostri, quasi un marchio di l'abbiamo già fabbrica per visto, questa Patricio, squadra. L'allenatore vuole Cedric, Pepe, irrigidire Fonte, le fasi di gioco Guerrero, avversarie. Ti convince, Stefano? Beh, ci sono Willian, dei Carvalho, punti che definiscono 4-1-3-2, l'altra squadra di giocare. Silva, Bernardo, Però Moutinho, con João quale Mário, criterio André decidere Silva soltanto e tra quattro Ronaldo. strategie e di arrivare in fondo senza Sempre fiato? determinante, ragazzi. Solo 5 Pepe e gol in due Fonte partite. campeggiano 4 stelle nonostante la Celeste abbia vinto solo due mondiali. Le altre due stelle si E ragazzi, riferiscono possiamo al partire. calcio delle Olimpiadi vinto nel Mario Kroos verso Ronaldo, c'è calcio d'angolo, subito per il Portogallo al sesto minuto. mettendo il pallone in out. Ci va João Mário, cross dentro, Gol solo sfiorato qui, pallone troppo corto. finisce non lontano dal palo. E Ha Ronaldo la sbagliato spara Kroos, al lato, se fosse non... piena probabilmente sarebbe stata capito, abbastanza un'occasione prima che non sarebbe vincente. entrata in porta. Brava Muslera. È indietro al compagno. La magia di Suarez.
Ci sono metri a disposizione. Attenzione a Vesino, Suarez. Bravo, bravissimo. Sempre prendere anche da lui, ragazzi. Sarà calcio d'angolo per più angolo va. Sanchez, il loro Sanchez, cross. Non abbiamo Sanchez. Luis Suarez. Suarez al destro. Piuttosto comoda la parte di Patricio. Ancora angolo. Ci va sempre Sanchez. Penato. No, non fa il controcross. Suarez, Suarez. Suarez, ottima la schiena di Mario. Però c'è ancora l'intervento. Ancora c'è Mario che ha ammonito. Non è finita. Alta. Si riparte rimessa al fondo per il nostro Portogallo che sta soffrendo le pene dell'inferno. Penalto Silva sul fondo. Al cross nel mezzo dove c'è Gian Mario, colpo di testa. C'è fallo di mano di William Carvalho, mi sa. E c'è anche il giallo. Dai, sono, mi stai prendendo in giro. Non voglio sapere per quel, spero non per quel fallo lì, Ronaldo si gira, sì, Ronaldo. Al cross, angolo. L'ha presa troppo sul fondo e non ha avuto forza e tempo per crossare. Gio Mario, troppo corta. Riparte la dietro. Mi ci ha detto Gio Mario troppo lento per prendere Sanchez, che per fortuna spara al tabellone. E si riparte da lui Patricio. Mette in mezzo provvidenziale quel portiere che salva la sua porta. Si dica il cross dove c'è Gio Mario. Bravo, 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 bravo. Muslera, la Muslera. Incredibile, io l'avevo già vista dentro. Andre Silva, Andre Silva. Al cross dove c'è Ronaldo. Bravo ancora Muslera, ragazzi. Pagatissimo, Anche in altre partite. Muslera, ragazzi, non si supera, non si supera veramente. La presa sicura del portiere. Andre Silva ancora Muslera. 43esimo, non si passa. Ci saranno 3 minuti di recupero. Andre Silva. Andiamo di far fruttare l'ultima azione. Vento per Ronaldo. Andre Silva. Sbarca. Andre Silva, Muslera. Basta, basta, per favore. Gio Mario, troppo corta. Il tempo per l'ultimo tempo della palla. Sì, no. Nel primo tempo, ragazzi. Siamo svegliati nei finali, ragazzi. Ma fare gol a Muslera abbiamo capito che è una cosa praticamente impossibile. Siamo le statistiche. T 7 pari, in porta 4 pari. Partita quindi equilibratissima. Però, ragazzi, e non ha fatto anche un paio di Patrizio, ma non come Muslera. All'intervento del direttore di gara. Fallo di Ronaldo, no, un altro cartellino giallo, no, Non può farsi ammonire per l'intervento del giallo anche per Ronaldo. Bernardo Silva. Qui c'è il fallo e poi palla in out, sarà calcio. C'è calcio d'angolo, ragazzi, e proprio non si riesce a passare, Calcio d'angolo battuto. A cross c'è Ronaldo, c'è ancora Muslera. Non era Ronaldo, era Pepe. Occhio a Torreira. Difficile capire cosa. Ragazzi, ci si fa, Non ci si fa adesso neanche a abbandonare il nostro metà campo. No! Vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Non si riesce a far gol contro l'Uruguay. E li prendiamo e basta. E li prendiamo e basta. E li prendiamo e basta. Incredibile quello che è successo, Stefano. Mamma mia. Regalando di fatto il gol. Anche questo fa parte del calcio. Già questa quarta volta che succede l'errore su rinvio, ragazzi. Proprio. Non ce la faccio a Guedesh. Ronaldo Muslera. Basta, basta ragazzi, basta, veramente, basta. Va Silva, dove c'è Ronaldo, c'è ancora Muslera. Dentro, Ronaldo, posizione regolare, gol, Ronaldo, 1-1, via, prendi la palla a mano, vai.
Gol di Ronaldo, ragazzi, finalmente. Sesto gol in 3 partite di Ronaldo. È uno fuorigioco, ma non c'era assolutamente. Non c'era assolutamente. Se prendeva questa palla anche Muslera. No, non è di Ronaldo, è di Guedes. Neanche, guarda. Guarda un po'. Guedes, appena entrato. Terabia Caceres. Ragazzi, cioè, non era possibile continuare con un Muslera così. Fa gol Guedes. Perché cioè, ha visto il 7, non ha visto l'1. Metto una maglia. Ragazzi, c'è da fare il mazzo per fare il secondo, che tanto non verrà. Attenzione a Carlo Sanchez, Cavani! Rui Patricio! Però c'è da fuori gioco. Fermato un'azione spettacolare. Sbaglia anche questo rinvio, eh? C'è spazio davanti a sé. Si alza il Martins. Ecco il gol del vantaggio, è arrivato quasi allo scadere. Un gol davvero pesante, Stefano. Una vera e propria doccia gelata per gli avversari. Bravano già con la testa negli spogliatoi, come se accettassero di buon grado il pari. Grande eleganza nel tiro, ha piazzato benissimo il pallone. Davvero un gol di precisione formidabile. Uruguay che dovrà cercare subito una reazione a caccia del pallone. Può far male da lì. Hanno pareggiato, avranno anche giocato peggio gli avversari, ma lo spirito non è mai mancato, Stefano. Possono addirittura provare il colpaccio, dai, sfruttando il momento favorevole e lo stato di sbandamento della difesa avversaria. Un po' sorpresa, riescono a trovare il gol con i loro avversari che sembravano in pieno controllo. Questa è l'ennesima dimostrazione che nel calcio è fondamentale saper sfruttare anche l'unica occasione che ti capita. La partita ancora molto da dire. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Cavani salta il difensore. Opportunità! Ottimo l'intervento del portiere che blinda il pari. Beh, se avessero preso gol in questa circostanza, difficilmente avrebbero avuto il tempo per rimontare. Pallone, calcio d'angolo, troppo sul portiere. Facile qui l'intervento. Quarto uomo, esibisce la lavagna. 3 minuti di recupero. Occhio al suo movimento. Riuscito a fermarlo. Godin. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. È stato fermato dal difensore. Nessun problema con l'uscita del portiere. E dopo 90 minuti le squadre sono... Ci sono metri a disposizione. Si parte. Gelson Martins. Hanno l'occasione per il palo ed è uscito. Luis Suarez cerca l'appoggio al compagno. Suarez è solo ed entra in rete. Gol! Pallone che finisce lì sotto nel 7, dove il portiere davvero non può arrivare. Manovra interrotta dagli avversari. Può riportarla in parità. È il gol di CR7 per il Portogallo. È uno dei protagonisti più attesi del match e di questo mondiale. Non poteva mancare l'appello. Le due squadre sono di nuovo in parità. Davvero una partita che regala emozioni. Arbitro che controlla il cronometro. L'arbitro può fischiare. Guadagna metri verso l'area. Erinson Cavani. Occhio a Godin in area. Mamma mia, che cosa ha preso Pier. Pazzesco. Da quella distanza l'avevo già vista dentro. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Occhio a questa possibilità sul calcio d'angolo per provare a vincere la partita. Pallone in mezzo. Palla messa giù bene, ma occhio al pressing. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. E il tiro finisce sulla traversa.
Daxal si fa spazio, perde palla. Saranno due. Si appresta a battere il primo rigore della serie. Rete! Pronto a calciare Cristiano Ronaldo. E c'è la parata! L'attaccante non si capacita dell'errore, ma qui è stato straordinario il portiere, bravissimo! E trova il gol, prendendosi un bel rischio. Il cucchiaio è sempre una scelta molto rischiosa. Freddissimo! Sbaglia, va sulla traversa. Non ha dosato bene la potenza. Non sbaglia. Straordinario, impeccabile questo rigore. Grande classe. Ha spiazzato il portiere con una finta. E c'è il gol! Palo! È anche un pizzico di sfortuna questo. Grande responsabilità nel suo piede, su questo pallone. E c'è la parata del portiere. Decisivo in questa occasione l'estremo difensore. Con quella è fatta, regala la vittoria alla tua squadra. Grande calma, grande freddezza, ha calciato bene. Ora esplode in tutta la sua gioia. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Bella, decisa, ferma questa conclusione, non ha lasciato scampo al portiere. C'è la sostituzione.